Ciao Marco, allora, innanzitutto, come abbiamo detto, esatto, non dare botte al tavolo, l'hai appena data, che questa sarà No, l'intervista. vabbè, però questa era la vedessi attento. Esatto, questa è l'intervista più difficile che per ora in Italian Players ho realizzato, perché è stato complicatissimo riuscire a trovare del tempo con te, con cui in verità siamo amici, quindi è insomma. Esattamente, anche ormai da abbastanza tempo, Esatto, quindi ed è particolare proprio questo fatto di quanto tu sia impegnato tra Magic, ma soprattutto la nuova nata. Sei la diventato cosa più papà, importante, eh? sì. Com'è? Com'è da poco? Perché sono pochi mesi, ancora sei Sono 2 mesi, spiazzato. adesso c'ha 2 mesi, è una bomba, Una bomba? Mazza. Pensa, io non so se dopo 2 mesi dicevo le stesse. Sì, sicuramente emotivamente sì, però. Non ti senti, io da padre ho cominciato insomma a percepire la figata e il fatto che potessi giocare con questo nuovo giocattolo che era arrivato in casa, non lo so, a 1 anno, quando cominciano proprio a interagire, invece mo è piccola piccola. Io no, te posso dire, cioè, mi sembra proprio, cioè, il termine giusto è figata perché ti prende tempo, cioè, ti senti veramente il più stupido del mondo perché devi imparare tutto, non conosci niente, però è proprio figo, E cioè, è proprio una bella poi sensazione. ti senti riempito, no? Cioè, nel senso, ecco, dici, ti Beh, prendi è tempo. bello. Quel tempo lì ti sembra sempre tempo guadagnato, vero? Sì, sono d'accordo. E Che. poi, ancora di più, dovrò migliorare il mio incastro nella vita di tutti i giorni, che già faccio i salti mortali per poter fare tutto quello che posso. Io Quindi. ti conosco da anni e una delle cose che mi ha sempre impressionato di più è quanto tu poco dorma, cioè tu dormi Sì, non veramente. sono. Cioè. Diciamo che probabilmente avrò dormito tanto da piccolo perché non sono un grande fan del dormire. Il dormire mi sembra proprio, cioè, ai miei occhi, anche se so che è sbagliato perché fa male dormire poco. Però mi piace talmente tanto fare un sacco di cose che ed ho talmente comunque, cioè, avendo comunque per fortuna e purtroppo tanti impegni, a me piace comunque tanto fare tante attività, e l'unico modo è togliere un po' di ore di sonno. Oh, Ogni tanto delle grandi dormite, Qu passa la quanto voce. dormi a notte, così, Adesso che mediamente? sono invecchiato di più. Cioè, mi faccio anche 5 ore Ah, tranquillamente, beh, 5 però, ore oneste, oh. Certo. cioè, invecchiando 5, ma anche 6 ore se succede, insomma, però non su, raramente supero le 6, spesso vado sotto tranquillamente tra le 5, cioè, dipende se devo giocare, dipende se devo uscire. Esatto, sotto media, perché molto del tuo tempo libero e delle cose che ti piacciono di fare, in verità tu sei un professionista di mestiere, qual è il tuo lavoro esattamente? Io mi occupo di analisi dati, lavoro per una compagnia che ha nel core business la distribuzione del tabacco, però principalmente quello che fa il mio gruppo è studiare la parte numerica di quel mercato, analizziamo il mercato e sviluppiamo modelli che possono essere utili ai produttori per confrontare loro, per capire i vari trend di mercato, Immagino che tra l'altro tu sia molto bravo con i numeri, perché la verità è che io poi questo lo dico, credo che lo scrivo anche nel titolo. Per me, la mia umilissima esperienza, ho fatto 4, 5, no, forse 6 GP, di cui uno all'estero, 0 Pro Tour, molti PTQ, eventi, eccetera, però sei il giocatore più forte di Magic che io abbia mai visto interpretare questo gioco, quindi insomma di numeri sul lavoro e numeri nello svago. Come ti sei avvicinato a Magic? Quanto tempo fa, tra l'altro? Quant'è che In giochi? realtà ormai da tanto mi sono avvicinato perché durante il liceo io ho sempre giocato basket, ho sempre fatto sport Ah agonistico, sì, è vero. anche se oggi non si direbbe, però ho avuto un brutto infortunio alla spalla, mi sono rotto la spalla e per più di un anno sono stato impossibilitato a giocare a basket. Il gioco già lo conoscevo perché non mi ricordo, forse un campo scuola o qualcosa. L'avevo conosciuto e piano piano ho avuto molto più, avendo molto più tempo, ho cominciato a fare un po' di partite, mi sono appassionato. All'inizio sono sempre andavo davanti a un negozio che non c'è più, che si chiama Strategia Tattica a Roma, dove c'era proprio
un gruppo davanti tutti i ragazzetti con lo zaino a comprare, scambiare, giocare. E piano piano poi ho scoperto che esistevano questi tornei di Magic in negozio. Prima a Roma c'era principalmente il Galactus, era quasi uno dei pochissimi negozi che faceva tornei. Da lì ho conosciuto tante persone che a quel tempo erano molto brave. Ho visto che questi ragazzi bravi mi raccontavano delle storie fighissime di loro che viaggiavano, loro che si divertivano. Cioè, delle belle esperienze ho fatto, cacchio, ma lo voglio fare giusto così, ma più o meno quanti anni sono che giochi? Hai detto pure io. al liceo perché non do una connotazione temporale, ma quanti Ma anni hai tu? ti dico, a tempi alterni, ma saranno 17 anni? Ah, 17 anni, proprio un sacco di tempo che giochi, tra Sì, l'altro. conosco il gioco da tanto, 17 anni circa, sì. La cosa, ecco, complicata nel descrivere comunque. A gente che poi non lo conosce, questo tipo di io la chiamo carriera, faccio così, è proprio quello che tu dici, il tipo di esperienza che Magic ti permette di fare tutte le volte e in posti incredibili con persone altrettanto incredibili. Una volta mi Esatto. raccontavi, cioè quando ci siamo conosciuti, no? Io ti ho raccontato quello che avevo fatto io, quindi che io sono stato un campione di StarCraft, che ho viaggiato per i videogiochi, sono andato in Corea del Sud, sono stato negli Stati Uniti, sono stato in Cina, un po' di posti. E quando lo raccontavo ai miei amici, mi sentivo pure figo, perché dico, cazzo, cioè, ho viaggiato per un videogioco, sono stato in 3, 4, 5 posti come player, super top. Poi ho conosciuto te, ho conosciuto più o meno la community di Magic, cioè, tu mi raccontavi un numero proprio. Tu non riesci a contare i GP all'estero che hai fatto, i Pro Tour che hai fatto, cioè. No, sì, sicuramente da qualche parte io sono uno di quelli che non ha, cioè il mio ego non è così sviluppato da aver bisogno di vedermi tutte le stats, tutto quanto, però avrò fatto almeno una trentina di Pro Tour, almeno una trentina, di cui tutti, visto che non ho fatto mai Pro Tour in Italia, quindi vuol dire tutti all'estero, Certo. e poi avrò fatto quasi sotto 100 GP, cioè sui 100 GP Tra compresi estero e anche Italia. lì. Tra Estero Italia, Quindi, cioè, quante circa un mese. nazioni diverse hai visitato grazie a Magic? Questo me lo puoi dire? Tanta Europa, l'America, gli stati Nord America vale come uno, Però sono tanti. però siamo stati in posti, poi siamo stati in Australia, in Giappone, Hawaii. sì, le Hawaii che sono Ah, sempre state, cioè, giusto, sono vale molto come Nord belli, America, cioè, ma io con la geografia. no, vale come Nord America, però è talmente bello Che che sono vale stato. per sé, no? Honolulu, perché c'è il Pro Tour di Honolulu famoso. Fatto, cioè, diverse volte, se non sbaglio, in totale 5 volte, perché sono andato anche una volta in vacanza lì, Ah, penso. perché mi piacciono, uno dei posti che mi sono piaciuti più al mondo. Poi in Asia, adesso non mi ricordo, ma Russia sicuramente 3 o 4 volte, Puerto Rico, mi Ovunque. sembra, ho fatto anche un GP in Messico. Quindi grazie Beh, a un hobby, diciamo un hobby che poi per te magari è diventato qualcosa di più, a quantomeno lo possiamo chiamare un hobby retribuito, hai girato il mondo ed hai, insomma, sei sì, venuto in guarda, contatto con culture diverse. esatto. Guarda, il mio obiettivo è sempre stato in generale. Io ho un rapporto col denaro un po' particolare, cioè mi interessa, ma fino a un certo punto mi interessano molto di più le esperienze, che per me hanno molto più valore, e sono contentissimo di aver conosciuto delle persone fantastiche, tra cui alcuni che sono i miei più grandi amici, cioè che veramente considero la mia famiglia. E ho conosciuto tante persone, mi sono fatto tante esperienze, ci siamo visto posti bellissimi, è stato molto, tutto molto divertente. È stato, perché tu Eh tutto, sì, no, figurati, però. addirittura leggenda vuole, ma noi diciamo, stiamo zitti, che tu in questo momento, mentre facciamo questa intervista, stai giocando. Sì, sto giocando online, sì. Perché comunque è un momento bellissimo perché mia figlia dorme
la mia ragazza dorme con lei ed Perfetto. è tutto bellissimo. E quindi c'ero solo io a romperti giustamente i coglioni e a farti, perché ti ripeto, ti inseguo da parecchio tempo per farti parlare davanti a queste telecamere. Io credo che molta della community italiana voglia sapere tanto da Marco Camilluzzi, perché poi comunque tu, ecco, hai detto ho un rapporto strano col denaro, pure con i social network. Tu praticamente non usi i Sì. social No, network. li uso, però li uso col contagocce, è un mio limite, poteva essere forse usarli meglio una mia forza, è un mio punto di limite, ma sono fatto così, Ma cioè certo, ho ma ti difficoltà, posso non... dire che perché dovrebbe essere un limite? Perché lo vedi come un No, limite? perché Cioè, una secondo persona... me è una forza, cioè il fatto che tu non perda tempo sui social, perda Sì. tempo, lo metto un timbro su questa frase, perdere tempo è una cosa che, caspita, cioè, magari ecco, ti permette di giocare a Magic e ottenere i risultati che Sì, ottieni. però in generale può farti, magari può aiutarti a farti pubblicità, Certo. può... Io sono, non ho tanto questa smania perché mi interessa l'opinione non di troppe persone, ma delle persone che io reputo interessanti e magari con quelle cerco sempre di avere un contatto diretto, perché Giusto. comunque sono una persona che preferisce farti una telefonata, È non, cioè vero, è non mi, vero. dopo Tu un po' mi stufo sei uno a... dei pochi che non manda messaggi vocali, ma che mi Oh, chiama, no? io Quando vuoi non parlare con capisco questo, io qualcuno. non capisco i vocali, cioè non è che non capisco, preferisco chiamarti perché poi magari ti voglio chiedere una domanda in più, devo fare un altro audio, mi rompo un po' le scatole. Certo, no, ma ci sta, e tra l'altro voglio dire, è un po' il mondo moderno col mondo di prima, che in generale tanti dicono, caspita, ma si stava meglio quando si stava peggio, e su questo ti faccio una grossa domanda, in verità, è Magic di prima contro Magic Arena, Magic di adesso, come lo vedi? Due sport diversi, cioè due sport diversi, due giochi diversi, adatti probabilmente a delle persone forse anche diverse, perché è vero che cioè, sembrano le classiche frasi fatte quelle dei vecchi, cioè ai miei tempi si stava meglio, ai miei era tutto molto più bello prima. Non lo so, però per la mia esperienza sì. Cioè io cioè, penso che in questo momento si stia un po' perdendo il concetto di community, almeno live, ovviamente anche in questo caso anche dovuto Certo, al questo problema del coronavirus. coronavirus, che comunque ha obbligato lo stop di tutto il circuito live, si può giocare nei negozi solamente con poche persone, quindi si evitano gli assembramenti, però io che sono stato sempre un animale live, cioè a me piace, mi è sempre piaciuto anche prima di iniziare a fare i pro tour, quindi stiamo parlando di tanto tanto tempo fa, andare la mattina, svegliarmi con gli amici, fare la macchinata Che stanchi, figo, che figo. Sono ridere, esperienze che tutti dire dovrebbero provare. stronzate, andare al torneo, fare il tifo per, cioè ti fare prima cosa per te, ma poi per gli amici, magari sei fortunato e tu uno dei tuoi amici vince, quindi sei contento, torni a Roma, sei stanchissimo, però il giorno dopo ti risenti, chi ha vinto è più gasato e ti racconta le sue cose. Aspettare di andare a giocare l'evento, prepararsi per l'evento, quello in questo momento manca. Magic Arena è un formato, è un prodotto un po' più asettico, un po' più è per tutti, ma non lascia, secondo me, al momento tante emozioni. Ci sta, però tu riesci in tutte e due, in verità, non è che riesci Io solo anche uno avevo, ero cartaceo. molto contro all'inizio, adesso mi sono, non mi piaceva molto. Piano piano un pochettino lo sto un po' più digerendo. Certo, comincia a diventare un approccio diverso. Il gioco è molto più veloce e a me questo non piace tanto, perché capisco che a delle persone nuove che si approcciano al gioco piaccia il fatto che sia molto botta e risposta sub, ma velocissimo, che tu abbia poco tempo. Ma per una persona che è abituata invece a prendersi un minimo i suoi tempi, a ragionare un po' di più, perché comunque devi sempre ragionare in lungo termine, ovviamente. Cioè, quando giochi non è che giochi sempre sul primo turno che passa, cerchi anche di impostare la partita. Tu mi dici, però ci sono giocatori, alcuni fortissimi, quelli sono fortissimi e spaccano anche su Arena. Io ti dico, è vero, sì. Molti di quelli che spaccano sono alieni, sono giocatori fortissimi, però il gusto del gioco si perde tanto, eh. No, io Penso sono che anche loro. completamente Penso che anche d'accordo con te e ti lancio un sasso che ha lanciato BBD, Brian Doin, loro. Sì. che
che dice ha giocato al Pro Tour, è arrivato, scusami, adesso il Mythic Invitational, è arrivato 37esimo, però dice io non riesco proprio ad approcciarmi a quella che in Hearthstone si chiamava la corda, e in Arena pure, cioè al fatto che tu per fare determinate giocate, e magari giochi un mazzo combo, lui giocava a Katis combo, Esattamente, la clessidra è, almeno con i tempi di adesso, rende veramente il gioco molto brutto. Ma è anche complicato cioè quando ti dà quel Esattamente, suono, quindi quella visuale, il fatto che scorre, eccetera, è proprio, ti mette fretta. ti mette un'angoscia che non ti Esatto. meriti, secondo me. Esatto, un'angoscia che non ti vede, ti piace Cioè, non tanto. me la merito questa angoscia, invece mi dispiace, purtroppo quella è la situazione, però. Su MTGO chiaramente era tutto. MTGO che è più vecchio di me, magari non è bella la grafica, avrà tanti problemi, però si avvicina molto più al gioco live. Assolutamente no, Molto io di più, sono mi completamente piace di d'accordo. più, perché voglio pensare 2-3 minuti su un turno, perché penso che possa essere il turno decisivo. Io al mio avversario non rubo nulla perché abbiamo lo stesso tempo. Vuol dire che velocizzerò i miei turni in altre situazioni, ma quando ho bisogno di prendermi un attimino, me lo prendo, perché Esatto. comunque è un gioco lento, cioè proprio un gioco. Il problema di Magic è che in generale è proprio un gioco lento. Cioè, è un gioco dove ti metti lì. Bella questa, però come mi approfondisci, che intendi con gioco lento? Al di là del fatto che, per esempio, io sono un giocatore che gioca velocissimo, forse perché sono abituato a StarCraft, eccetera, e infatti si vede e gli errori li faccio proprio per questo motivo, ma che intendi come gioco lento? Se mi ha delle dinamiche, posso farti un esempio. Anche citando altri giochi tipo Hearthstone, ok? Hearthstone è un gioco molto più veloce, cioè le partite si chiudono molto prima e anche il valore singolo della partita, permettimi di dire, secondo me è diverso. Cioè, quando giochi a Magic, tu non la vuoi perdere quella partita. Hearthstone, io finisco e ricomincio subito a giocare quella dopo. Però non è lo stesso sistema delle ranked che c'è su Magic, a cui comunque su Magic Arena dobbiamo tutti sottostare, perché tu Assolutamente, ma infatti se tu giochi su Arena, quando ranchi e dici ok, io giocherò per 4 ore oggi a Magic Arena per rankare, secondo me il tuo margine d'errore si alza molto di più. Perché Certo. col fatto che dici, vabbè, tanto io smetto e ricomincio, smetto e ricomincio, smetto e ricomincio, dai meno valore a quello che fai, accelerando tutto. Invece, quando tu il gioco è nato live, quando è nato live, cioè quando addirittura prima c'erano, tu immagini, i tornei a eliminazione diretta, pensa quanto importa. Cioè, quindi una partita valeva tanto, cioè un singolo turno valeva tanto. Secondo me è proprio, le dinamiche di gioco sono proprio più, hanno bisogno di leggermente un po' più di tempo. Arena non te lo dà, secondo me, ancora. Cioè, oppure io personalmente non sono abbastanza veloce per Arena, cioè mi ci sto approcciando, sto migliorando, E però poi non mi c'è dà. tutto l'aspetto relativo comunque al problema del client, no? C'è un po' di crash e delle piattaforme terze su cui tu devi organizzare il torneo, mentre su MTGO era tutto dentro. Ah, ti posso dire, sì, io quelle le tollero perché io penso, cioè, capisco che ci siano dei bug, ma come. C'erano dei bug su Modo, perché il Modo del 2020 non è il Modo di 15 anni fa. Ok, Chiaro. cioè il Modo di 15 anni fa era un incubo, adesso non lo è, cioè adesso è stragiocato come cosa, come. Super eventi poi su MTGO, veramente ogni volta ci sono degli eventi che premiano tantissimo, quindi diciamo che quando Esattamente, esattamente, esattamente. c'è di mezzo un po' forse più di denaro si sta più attento. Non saprei come approcciare questo tipo di argomento, perché effettivamente Arena i suoi problemi ce l'ha, tu Arena, insomma. loro si sono, lo avranno testato, hanno fatto un bel tuffo, probabilmente dovevano limare un po', ma magari hanno fatto tutto il possibile, non mi sembra, però magari hanno fatto il meglio che potevano. E cioè, ad esempio, non so se hanno mai parlato con dei giocatori, ma anche con gli MPL stessi riguardo questa cosa della classifica, perché magari poi potremmo scoprire che gli MPL hanno dato un valore positivo, anche se tutte le persone che conosco
anche di quel gruppo non lo danno. Capito? Quindi quello mi lascia un po' No, no, ma di amaro. tra l'altro senti, però Arena ci ha salvato sicuramente quest'anno in tempi di Covid e quindi questo Assolutamente sì, Arena, ma anche modo, ma anche su certo. modo, Ah, anche io ho modo, giocato più diciamo su che ci ha MTG, aiutato. chiaramente, come sempre. E no, quello che ti volevo chiedere, però, recentemente tu sei stato al Four Seasons, che tra l'altro hai fatto top 16 in Modern Niente di che in e niente di che niente in in Legacy, Legacy. però E è stato il primo evento. neanche top 16 siamo al massimo, ma io gli ho dato un valore un po'. Io sono andato lì solamente perché avevo voglia di rigustarmi un po' di Esatto, live. ti volevo proprio chiedere questo, com'è stato l'evento È dal stato un bel torneo, secondo me vivo? gestito in maniera ottima. Mi hanno detto tutti, si sono tutti veramente complimentati all'organizzazione perché era Sono impeccabile. sincero, secondo me è stato gestito in maniera ottima, molto sereno, svolgimento corretto, ovviamente mascherina obbligatoria per tutti, bisognava evitare di alzare il mazzo dell'avversario, di evitare il possibile contatto con le cose dell'avversario, anche se ovviamente io sono visto che non ci ho pensato, ho fatto sbagliato nel future match proprio. Alzato almeno 2 o 3 volte il mazzo dell'avversario. Ovviamente Senti, tutti, tu, tra l'altro perché ovviamente. su questo io cioè, te lo chiedo adesso, poi magari ne parliamo successivamente, ma il fatto che non puoi toccare il mazzo dell'avversario, ma come è stato gestito sulla possibilità che l'avversario bari in qualche modo e stacchi il mazzo, cioè non è stato gestito, non si poteva gestire, o tu potevi chiedere al già, potevi mettere dei guanti. Allora, tanta gente si è inventata un po' di tutto. Un esempio proprio è stato il tagliare il mazzo con la penna, cioè io utilizzo la penna, ti dico, oppure semplicemente io ti dico, guarda, rimischia, mischia un'altra volta, alza un'altra volta. Ma io sono sincero, penso che tranne i rari casi il 90 o 100% dei giocatori abbia avuto una condotta perfetta. Vabbè, ci sta, veramente, Quindi, avevano no, tutti voglia perché di tornare a giocare cartaceo, anzi, meno male che l'hanno organizzato. Volevo venire anche io, ma poi non ce l'ho fatta a giocare il mio amato Modern. Tornando, perché un attimo fa parlavamo di esperienze all'estero, c'avevo una domanda che mi è morta in gola, e cioè mo la puoi di dire, sì. tutti questi paesi che hai visitato, qual è quello che in generale è rimasto di più e soprattutto qual è l'esperienza, cioè ce l'hai un aneddoto da qualche pro tour, da qualche o più d'uno che vuoi raccontarci? Beh, allora, il posto che mi è piaciuto di più in generale proprio, ti direi, probabilmente ti direi come si chiama? Le Hawaii. Le Hawaii sono il posto che mi è piaciuto di più al mondo. Quindi io sono probabilmente rimasto incantato. Le ho girate tutte le isole principali. È un posto bellissimo perché sole, mare, montagna, sport, veramente un posto incantevole. E tu ci sei andato a fare il Pro Tour Honolulu. Tra Sì, ma l'altro. io sono un bambino, veramente tu cresci con la cosa, oh, c'è Mago Merlino. Ma capito? Cioè, Ah, è Mago vero, Merlino. cioè, la cosa Honolulu, arrivo, e quello è, Arrivo, come si chiama, la esatto. spada della roccia. Bello, Esatto. bello. Beh, pensavo che tu fossi un po' troppo piccolo, un po' più giovane di No, però me, della è spada della roccia, vero, l'hai però visto, la comunque. grande. Bello, bel film, tra l'altro, insomma, andrebbe veramente fatto vedere Esatto, ovunque. però capito le classiche cose tipo ovviamente Mago Merlino arrivo, ma bellissimo. Veramente, veramente, veramente bello. Cioè, aneddoti ti posso dire, veramente passano tutto, dai. Qual Assurdo, un è semplice il a pro che hai conosciuto, non lo so, che è più simpatico, che è allora, più. esattamente, non ti voglio dire gli antipatici perché non ce ne No, sono pochi in generale, non ce ne sono pochi e non si ma dicono, dai. non mi va manco di parlarne troppo di loro È perché giusto. non me ne frega niente. Ti posso dire uno dei più simpatici è, come si chiama?
Mike Sigrist. Ok, Maxi. Mike Sigrist è veramente un ragazzo simpaticissimo. Cioè, proprio simpatico, simpatico, Beh, è bello che simpatico. tu li conosci tutti, potrei stare qua a chiederti, capito, l'elenco dei miei preferiti, per esempio appunto a me BBD mi sta un sacco simpatico e poi credo risponda a tutti, è proprio bravo, non so, tu l'hai conosciuto, com'è, come non è, insomma, Sì, beh, tranquillissimo, è un tranquillo, ragazzo. vero? Si vede. Sì, è uno veramente super ok proprio. E la tua, appunto, a livello di esperienza nei Pro Tour, se non sbaglio, tu hai qualche top 8? No, magari l'avrei voluto dire pure io qualche, no, ne ho una, Una. che Vabbè. però, no, ho un po' di top 8 AGP, però ho un po' di top poco, non mi ricordo 5 o 6, non mi ricordo forse 5 o 6, non me lo ricordo minimamente, e una top 8 al Pro Tour Bruxelles, e sono stato fortunato per aver vinto, sono stato bravo e fortunato per aver vinto i mondiali. Ah già, giusto, perché qui siamo in presenza di un campione del mondo. Campione del mondo 2016, sbaglio? 2000, mi sa 2015, sai? Ah, 2015, caspita, ero sicuro 2016. Campione del mondo vinto a squadre insieme a altri tre giocatori italiani, che ovviamente, insomma, No, sono sono, e poi sono uno che è il nostro condottiero, Andrea Mengucci, Flamengo. e poi c'erano Francesco Bifero e William Pizzi. E gli amici. Esatto, com'è stata quell'esperienza? Mo, ti posso dire, veramente bella. Perché? Cioè, perché poi quando sei tornato ti hanno fatto mille interviste, compresa No, Wired, no, ma no? guarda, bella perché è stato un torneo che mi è piaciuto tanto. E Cioè, come mai? Cosa aveva di differente dagli altri? Cioè? mi è piaciuto tanto perché ho vissuto il team. Cioè, è stata una bella esperienza perché i tornei di team, secondo me, hanno un fascino diverso. Capito? Beh, certo, comunque il... Beh, a me piace molto il non, ok, non siamo tutti. Dobbiamo fare il tifo per. Non basta più il mio risultato, ma mi devo interessare anche degli altri, fare il tifo anche per gli altri. E si può È molto interagire bello. anche, giusto, nelle partite degli altri, cioè tu puoi dire gioca, fai sta Sì, giocata, non fa... assolutamente. Infatti è bello perché ti puoi confrontare. A me piace molto. Io ho avuto veramente una bella esperienza. Poi dei super compagni di squadra, sono sincero. Mengu fortissimo, cioè, non serve manco che lo dico. Il Un formato qual fenomeno. era? Team Era Trio. standard, non mi ricordo il tipo, e Sealed. Ok, standard tipo Team Trio, che immagino che In trio, fosse, e Sealed. siamo. E l'Italia fu campione del mondo, l'abbiamo veramente parlato da tutte le parti. Per te, qualcosa è cambiato dopo quel torneo? Cioè, nel senso, appunto, hai detto, comunque non hai mai vinto un GP, non hai mai vinto un Pro Tour. Ho perso in finale IGP, Massimo ha fatto secondo. Ah, hai fatto secondo Quindi, posto a un GP. sì, no, ho fatto secondo, sì, ho fatto secondo un paio di volte in semifinale, due o tre volte ai quarti ho perso. Però appunto hai vinto questi Worlds e Oh, è sì. cambiato qualcosa per te? Ti è scattata la scintilla? Mo' divento professionista? In verità no, perché io ti Guarda, io. conoscevo all'epoca, ti conosco adesso, so che continui appunto a lavorare, il lavoro è sempre comunque, insomma. No, io ho avuto fortunatamente anni buoni, insomma, che sono andato bene, però ti dico, è cambiato. No, sono sincero, cioè, è stato molto divertente perché ancora di più ho avuto la fortuna di poter parlare con altre persone che non conoscevano il gioco oppure che non pensavano fosse possibile fare così tante cose con un gioco. Davvero, cioè, veramente straordinario, perché comunque, ripeto, abbiamo parlato di tante cose che ti sono successe e poi addirittura diventare campione del mondo è comunque una cosa che uno si appende un po', sai, nella, non solo nella soffitta dei ricordi, ma un po' come spille di, oh, guarda, stai parlando con un campione del mondo, comunque di una disciplina difficilissima, che l'abbiamo detto. E tra l'altro la finale contro gli Stati Uniti o il Giappone, non mi No, ricordo. no, 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 finale contro la Thailandia. La Thailandia, La ok. Thailandia, sì che erano un po' proprio gli underdog della situazione, però sono stati bravissimi. Oh, Beh, e chapeau. gli italiani comunque hanno una grande tradizione di giocatori di Magic, no? Cioè, prima di te ci sono stati comunque grandi No, campioni. prima
Io sono solo l'unico, io sono uno di una, cioè, di un grande gruppo di gente, cioè proprio. E secondo te questa cosa di Arena la può cambiare? Cioè, nel senso, su Arena, adesso a livello internazionale Luca Magni è arrivato nei Rivals, Bravo, 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 però bravo Luca Magni. c'è poco altro, cioè non ho visto grandissimi risultati da parte degli italiani. O sì, qualche Arena Open vinti assolutamente, non so, cioè. Noi comunque abbiamo una grande tradizione per le carte, non prendiamoci in giro, ma in generale, io ricordo che giocavo a carte sempre con mia nonna a Scopa e in un modo o nell'altro è una cosa che ha influenzato un po' tutti, ci piacciono le carte, ci piace il poker, ci piace. E il fatto di passare solo online, dove invece gli stranieri, lo sai che io vengo dal mondo dell'esport e lì veniamo più o meno dominati, più o meno in quasi tutti gli esport, a parte rare casi e eccezioni, invece in Magic avevamo da esprimere proprio tanti, cioè tantissimi giocatori italiani sono forti a livello internazionale. Arena può cambiarla questa cosa in peggio? Scusami, ho toccato ovviamente il No, non tavolo, ti adesso sto ballando preoccupare. e secondo me lo può cambiare in... Non lo so, guarda, ci devo pensare, lo sai che è una bella domanda questa. Allora, Arena dà la possibilità ancora di più a tutti in realtà di avvicinarsi al Però serve gioco. più tempo. Serve più tempo, però ti posso dire, io sono convinto che voglio... Anzi, guarda, io sono un vecchio che però voglio una cosa positiva, se no mi ci saranno scoperte positive. Quindi comunque Capito? c'è, sei di quelli della teoria che Arena porta nuovi persone al cartaceo, poi alcuni di questi si appassionano, diventano forti e così via. Sì, te posso dire. Ma ci sta, no, sono assolutamente convinto che comunque la prima Lo voglio parte sia essere. vera, cioè che ci si stiano avvicinando tantissimi nuovi giocatori al cartaceo grazie ad Arena e tantissimi poi si avvicinano anche a me a TGO, tramite il mio canale io ne ho portati tanti, cioè sono arrivati, non conoscevano MTGO perché nessuno su YouTube lo porta, ho cominciato a portarlo io, ho detto ma ci voglio giocare anch'io perché ci sono i formati fighi e hanno cominciato effettivamente a giocarsi. A proposito di formati fighi, tu sei uno dei pochi, questa io sono molto contento di farti questa domanda, sono sincero, perché sai come la penso su questo formato. Sei uno dei pochi che non disprezza il formato Modern, ma che anzi lo ritiene uno dei pochi pro, Divertente. skill intensive, divertente, eccetera. Così. Io non capisco tutto questo assio nei confronti del Modern. Oh, vai, parla tu, guarda, io ascolto. No, semplicemente devi accettare. Io penso che devi accettare delle dinamiche. Cioè, devi accettare che devi essere veloce, devi essere molto reattivo, che si potrebbe decidere in poco tempo, però hai tutti gli strumenti per poter combattere l'altro. Tranne ovviamente alcune sequenze, anzi, io ho più pensieri riguardo lo standard. Ma io sono d'accordo con te, a me sembra che nonostante in standard ci sono partite che si decidono quando si risolve una spell, che però non finisce la partita in quel momento. Cioè una Nissa risolta sul tavolo, probabilmente dopo 4-5 turni, la partita la farà finire, è difficile recuperare quella partita là. Assolutamente. In Modern la partita finisce perché magari quella carta è una combo, e quindi bella lì. Però è standard e si continuano ad andare avanti partite che alla fine non sono quasi irrecuperabili. Ecco questa cosa. Historic, tra l'altro, come lo trovi? Io l'ho trovato bellissimo inizialmente, poi esce Monket Remastered, un po' hanno potenziato troppo dei deck, non saprei. Tu che ne pensi? Su dici loro, ma lo sai che mi fa una bella domanda. Guarda, anzi, te lo dico, a me Historic non mi dispiace molto, anzi, voglio essere sincero. Sì, no, ma alla fine io lo gioco molto volentieri e ecco, la domanda allora te la faccio diversa e farla a te secondo me è importante. Quando un formato di Magic si può dire questo è un bel formato? Perché ti dico la mia, ok? Tu mi dici la tua. Secondo me, quando ci sono tanti deck e ognuno può giocare quello che gli pare e la bravura del giocatore non è solo nella scelta del miglior deck, che poi per carità c'è anche quella, ma nell'interpretazione del tuo deck. Quando magari ci sono delle carte particolari di side,
visto che il pool di carte è grande, che la gente non si aspetta che tu le metti inside e riesci a sconvolgere un intero torneo. Voglio farti pure un esempio, così poi mi dici la tua. In Modern, Ok. per esempio, mi ricordo tantissimo quando ci fu una toppotto di un PTQ di un ragazzo qui in Italia che giocava un mazzo che si chiamava Hive Mind, che comunque era un combo pieno di cantrip eccetera, che giocava zero creature main deck, e che inside giocava tipo Quirion Dryad, forse era Storm, non mi ricordo, era uno dei due, giocava Quirion Dryad, quindi fondamentalmente una transformational sideboard che non ti aspetti. Io mi presento al tavolo, poi gonfio di creature, c'era gente che metteva Tarmo in Storm, queste cose qua. E a me piace questa roba qui perché è un edge del giocatore e non solo delle carte che peschi. Invece, qual è secondo te un bel formato di Magic? Perché un formato di Magic è bello? Ah, tu dici perché è bello? Esatto, cioè qual è la tua visione di formato di Magic bello? Un formato di Magic è bello perché? Un formato perché permette a tutti di essere competitivi approcciando il gioco sotto vari punti di vista. Non so se mi hanno spiegato, ma era quello che Quindi volevo dire. perché Cioè, standard non lo è o hai dei dubbi? no, tennis standard ha delle sequenze un po' più limitate, ok? E non per e tante volte ci sono delle partite che tristemente vanno come devono andare. Esatto, la cosa che penso io, la stessa cosa. Chiaramente c'è nulla a che vedere con qualunque formato limited, dove invece conta veramente il giocatore, è molto più bello, no? Perché puoi fare delle scelte veramente sofisticate su una determinata sequenza, carta, è tutto diverso, cioè non è che devi per forza giocare le creature a turno 3 per riempire il board, puoi pensare, non lo so, cioè chiaramente limited ti piace, Limited lo no? Come tutti. Qual è stato il limited più bello? Guarda, non lo so qual è il più bello, però ti faccio esempio una cosa positiva di Arena che mi ha fatto riscoprire il draft di Amonkhet. Non me lo ricordavo. Hanno fatto su Arena il draft rimasterizzato. Sì. Ti posso dire, molto figo. Molto figo, mi è piaciuto anche a me. E tra l'altro, però, sempre voglio farti un'altra purtroppo provocazione. Ma perché Death è best of one? Beh, no, però quando. Ah, ok, dici perché devi essere best of Anche one? il Tinkerer Cube Draft, che è bellissimo, fantastico. Non so se l'hai giocato. Un Cube Draft che c'è su Arena. E perché solo Best of One? A me mi fa rosicare sta cosa. Io voglio giocare Best of 3 a Magic. Vuoi sapere perché? Se poi te lo spiego, perché deve essere più veloce. Ma te, cioè, non ti piace Best of One, siamo Ma d'accordo? ovvio che no, perché. Comunque è un gioco dove esiste esiste il Mulligan, esiste lo Screw. Capito? No, sono un. Ripeto, è una cosa che su questo Magic Arena sta tanto, tanto, tanto avanti, che ci sta permettendo di draftare in maniera veloce con gente da tutte le parti del mondo, formati bellissimi perché comunque Amonkhet Remastered, beh, oh, e ci studiano, cioè non è che li fanno così, dice, oh, ma le mettiamo sta carta o no, e la fanno a caso, No, ovvio. cioè gli ambienti di draft sono super studiati e sono fatti super bene, secondo me, su Arena, ed è un peccato appunto che almeno per i giocatori, per i paper boom, così ci chiamano, sia insomma solo Best of One, quando tu vorresti comunque prenderti il tuo tempo a giocare Best of 3 anche perché il limited quanto è figo sai dare, questo me l'ha insegnata tu tra l'altro, perché io non sai Esatto, davo per chiaro. niente e tu invece mi hai fatto vedere che il limited delle partite si svoltano sai dando, anche sai dando un 2 drop anziché un 4 drop, cioè queste sono cose che chiaramente pensi solo tu perché sei un genio nel gioco sicuramente e a me non mi vengono in mente, però il limited è importante la side. Assolutamente sì. Boh, secondo me è super importante la side. Secondo me è fondamentale. Senti, parliamo di una cosa che a me comunque interessa anche poco, se vuoi, perché io ti conosco molto bene personalmente e davvero ho comunque insomma sempre seguito la tua carriera e mi sei sempre sembrato
incredibilmente forte, cioè fai delle pensate a questo gioco che a me non sarebbero mai venute in mente. Però c'hai un Neo, un famoso Neo che è inutile, il famoso elefante Famosissimo Neo della squalifica, nel... Esatto, ovvio. l'elefante nella stanza. Sei stato squalificato un anno, eri in America a giocare? No, nello stretto giro di 6 mesi, 20 mi hanno squalificato in America. 6 mesi dopo mi hanno risqualificato a Madrid e lì mi hanno dato un anno. È andato così Ah, il ok, corso della vita. scusa, no, va bene, quindi a Madrid. E siccome appunto usando anche poco i social ti sei... Non, la tua non l'hanno letta in molti. Ho letto tantissimi giocatori che ti difendevano anche su Reddit internazionale, eccetera. Però ti do io questa occasione, quindi che cosa è successo? Ma io, guarda, sono sincero, non penso neanche che, cioè, conoscendo te, non credo neanche che debba essere difeso perché, No, secondo difeso, me, infatti è una parola sbagliata, scusa. io sono stato durante questo, dopo quello che mi è successo, sono stato molto felice e molto triste. In altri, cioè, molto felice perché ho scoperto che c'erano tante persone che in realtà hanno una bella considerazione di me. Triste, ma è anche ok perché ci sono tante persone che devono per forza sparare Ti svelo un merda. segreto. Proprio su internet, proprio è al 100% così su tutte le cose che fai. Puoi essere pure il Papa, al di là del fatto che non è che sia uno buono, però era per dire un esempio. Puoi essere pure Batman, però qualcuno che ti deve venire a sparare merda su internet ci sarà sempre. Quindi, vabbè, comunque, dicevi. Vabbè, però questo lo so, cioè comunque è stato bellissimo perché ho ricevuto anche insulti da gente che non ho mai visto in vita mia e io ho un grande fan, insomma. A me piace perché mi piace pure da un certo punto quando tu mi insulti e non t'ho mai visto, cioè io non so manco chi sei, però comunque sono stati tutti bravi, insomma. No, poi pensano di saperne anche più di te quando non erano lì in quel No, ti posso momento, dire, no, semplicemente io odio questo, cioè non mi piacciono queste persone perché sono le stesse persone che perdono e dicono sempre che sono stati sfortunati, quello è un baro. è colpa del dado, Sei cose cattivo, sì, loro non perdono mai. È assurdo il fatto che tu abbia pescato quella carta, incredibile, però sono loro stessi che se la pescano dicono: giusto, è giusto, era ora, te lo meritavi, non può piovere per sempre. Ok, comunque, che cosa è successo? Allora, no, è stato molto semplice, cioè molto, molto, molto semplice. Quando stavamo a Las Vegas, era un GP. Era un bellissimo GP Legacy, giocavo un mazzo che adoro, che fa schifo a tutti, che è Mono Rosso Prison. Eravamo arrivati, boh, saremmo arrivati neanche da 24 ore in America, siamo diretti a giocare al GP la mattina dopo. Sto giocando ottavo turno, non mi ricordo. Ottavo turno, sto giocando contro un mazzo che cioè, ho capito che scientele, perché mi fa scientele, faccio cacchio, che sfiga. Non ho ponte perché almeno tutte le shell che avevamo visto fino a quel momento quasi nessuna giocava come si chiama Omniscience, ma quasi tutte giocavano Quindi Emrakul, dovevano attaccare. Se non passano per la combat, tu vinci. esattamente Emrakul Grisemando, quindi devono passare la gomma, cioè cazzo che palle, che sfiga che non ce l'ho io, casto di Show and Tell un Rubble Master, tristissimo. Il mio avversario casta un bellissimo Griselbrand. Io pesco e pesco di turno, faccio e pesco di turno ponte, faccio Wow. cazzo che sfiga, sarebbe stato molto più bello, adesso mi farà forza, forza Will. Quindi faccio una terra, calo un Mox, casto sto ponte, Sicuro che te l'avrebbero counterato. ok. Il mio avversario pescherà 14 carte, mi farà tipo 2 days, ma io potrò fare, mi sembra tappo 1 e poi una scimmia spirit guide, entra questo ponte, faccio mazza incredibile, ok. E da lì io comincio a pensare, ok, adesso vado un po' carte in mano, non metto così, non devo attaccare, vado tipo una carta in mano così non devo attaccare di Rubble Master. Ma onestamente, io sono sincero, poi uno se mi vuole credere o meno, totalmente pensando, concentrato sul ponte, non mi viene in mente che giustamente devo fare un token di Rubble Master che deve attaccare per forza. Io ho fatto, vabbè, dai, non attacco il Rubble Master, è perfetto.
invece il mio token deve Avrebbe dovuto attaccare. attaccare. Vabbè, sarebbe stato rilevante perché lui bloccava e pescava altre sette carte. Ma Esattamente. Che succede lui, anche ma quei mazzi, mi pare che non ce l'hanno un out a ponte. quasi tutti a suo tempo quelle liste spesso ci morivano. Quindi cioè, Niente. non è che cambiava molto. No, ok, però è anche vero che lui non lo posso, cioè io non lo posso sapere. Cioè, Vabbè, ci questo sta. è una scusante. Io ero onestamente concentrato sul fatto che ero molto stupido del fatto che fosse entrato ponte in gioco. Meraviglioso, giusto. Che succede? La partita va avanti. Scusami, no, la partita non va avanti. Ci accorgiamo del mantenimento, ok? E gli faccio, scusami, hai ragione. Pesca sette carte, se vuoi. Cioè, bandi sette vite, pesca sette carte. Però, chiamiamo l'arbitro, ok? Da lì è arrivata la cosa. È successo un po', secondo me, un po' di tutto. Secondo me, ho ricevuto anche un comportamento molto scorretto da un arbitro col quale non ho avuto mai un rapporto fantastico. E mi cominciano a fare mille domande, e mentre mi facevano le domande, io capivo che loro non sapevano giocare a questo gioco, che è sempre stata la mia battaglia, non solo mia, ma di tanta gente. Per me è assurdo che degli arbitri. Gli arbitri che arbitrano un gioco non sappiano quel gioco, non sappiano giocare bene a quel gioco. Perché è assurdo, perché non puoi capire le dinamiche. Cioè, tante volte quando uno gioca, alcune cose le mastica e quindi riesce a capire che ci sono errori che sono molto sottili, ma se tu sai giocare, sai che in realtà ci può essere dietro invece un altro ragionamento. Certo. Oppure ci sono alcuni errori grossolani che però hanno un senso, Hanno ok? un senso tu intendi di Cioè, possono, cioè hanno un, ha, ha un senso il fatto che possano accadere, ok? Per farti capire, cioè, ci sono delle volte che ci sono delle giocate, ad esempio dei turni molto complessi, dovevi fare due o tre giocate, e magari l'avversario ha pensato 5 minuti, ok? E poi alla fine scopri che contando tutte le cose che ha fatto velocemente, lui è corto di una terra, ti faccio un esempio. Corto di un mana, quello è un po' sospetto perché il fatto che lui ci abbia pensato 5 così tanto, ok? Per me, Marco, se mi qualora mi succedesse, sarebbe una cosa di dire: cacchio, sei stato 5 minuti a pensarci tutto il tuo tempo, ti sei convinto, e se sei corto di un mana, ed era magari facile, capito? Era magari non è che dici fai riti, fai qualcosa che aumenta il numero di mana, cavolate varie, semplicemente ho 10 mana, ho 9 mana, ma tappo, faccio cose per 10. Queste cose da un po' allora, quindi ho cominciato a parlare con gli arbitri, anche delle domande assurde. Ad esempio, mi hanno fatto: perché tu non hai calato Blood Moon invece di Ponte? E io, anche se non capisco il senso, ho fatto beh, lui sa come io rispondendo a un 7-7 trampo, mi sembrava Blood Moon. E loro annuivano come se non fosse una cosa per scontata. Oppure, in realtà, la cosa che a me ha fatto. L'arbitro mi ha chiesto come io normalmente utilizzassi Rubble Master. Perché io gli ho detto: guarda, può essere sincero, perché io tante volte, cioè, tu lo mi conosci meglio di me. Io sono uno molto. Cioè, so quello che faccio, ma sono un po' casinaro. Ok? Sì, cioè io quando vedo le due partite in verità ho l'opinione opposta, cioè nel senso che tu abbia una pulizia mentale incredibile. Infatti c'è Esattamente. tra l'altro un inside joke tra noi due che raccontiamo che tutte le volte che giochi al tavolo ci sto io che vengo lì, ti guardo, poi guardo l'avversario e dico Marco non potevi fare quella cosa perché tipo hai pescato due, secondo me dovevi pescare uno, roba del genere, non c'è una volta che l'ho detta giusta, ho sbagliato. Sempre perché Esatto, tu perché appunto c'hai vabbè, perché una certo, perché magari. pulizia di incredibile, hai contato tutto, cioè oh, guarda, dovevo pescare due perché ho ammazzato Nosir e io stavo là, oh cazzo, c'ha ragione sempre come lui. Quindi sì, disordinato, forse tu intendi disordinato con la board, Sì, io forse. parlo di un board Ah, disordinato, parlo ok. di alcuni automatismi che li do molto per scontati. Per farti un esempio, cioè io penso che, ad esempio, Rubble Master è una carta che dice all'inizio, beginning of combat, Sì. metti un token Sì. e attacca, ok? Se io attacco con Rubble Master e sto giocando e sono magari stanco, rilassato, oppure non sto, o dico, oh mio Dio, è capace che io ti attacco e metto il token attaccante direttamente, non beginning of Ah, combat, metto il token. Perché è certo. ovvio che lo metterò, capito? E sono sincero,
Sì, le regole dicono questo, ma se a me un avversario mi attaccasse così, sono sincero, a meno che quel giorno non ho litigato con Cecilia, non ci sono Ma problemi, va bene, perché... certo. Invece c'è gente che si attacca a tutto e No, anzi ma che fa perdere la partita. sono regole, quindi ci posso... Però dico, no, io ho detto che a me mi potrebbe essere successo più di una volta nel torneo di fare una cosa del genere. L'avversario, cioè, l'arbitro, questo capo arbitro fantastico è andato a parlare, a chiedere... ai miei avversari dei turni precedenti, se fosse così vera questa cosa, torna, che io non capivo dove fosse questo problema, però torna e fa: no, guarda, io ho parlato con il tuo avversario dell'ultimo turno, e lui dice, mi ha detto hai giocato sempre bene, che comunque non vuol dire che, cioè, il fatto che io lo possa fare ogni tanto non vuol dire che io lo sbagli sempre, Certo, vabbè, chiaro. ok? Però a quel punto io gli ho detto: stai dicendo una bugia, e lui si è tutto impettito. Io gli ho fatto come? Io gli ho fatto: guarda, l'avversario dell'ultimo turno è un mio amico, ok? E soprattutto eravamo in future match on camera. Io non l'ho mai pescato Rubble Master, perché l'ho giocato giù e l'ho stato out gli altri due. Non l'ho mai pescato. Non è vero. Fatto, lo Pensa, puoi far oh mio Dio, che venire, lo storia. puoi far venire, scusami, lo puoi far venire qua. No, faccio. Lui, capito, le classiche cose, no, non lo faccio perché ho lasciato. Gli ho fatto: facciamo così. Lui arriva, io non posso fare domande, gli ho chiesto, perché gli ho fatto: non posso fare domande, voglio solamente sentire la sua opinione, perché era 100% un bluff, ok? Perché mo caso strano era pure un amico mio. Ok, quindi comunque Quindi, l'arbitro fondamentalmente dice il no, tuo. lui io a questo punto gli ho chiesto, gli ho fatto: scusami, ma perché, ho fatto proprio questa domanda, tu pensi che io abbia fatto questa cosa per barare? E lui mi ha detto: no. Ma la classica risposta americana un po' per coglionate: no, ma non mi sento sereno a farti continuare il torneo. Faccio: ma che cazzo? Gli faccio: scusami, ma che cazzo stai dicendo? E ho fatto: quindi tu, su un sospetto che non pensi sia così, tu mi squalifichi. E quindi ti hanno squalificato dal torneo Legacy di Las Vegas. E E lì tutto a posto, però lì da tutto a lì, posto, insomma, cioè hai fatto un viaggio di chilometri, eccetera, oh, per essere beh, squalificato. ovvio, ovvio. Aspetta, ovviamente. Erano più GP nello stesso, mi hanno impedito anche di fare il GP dopo, Mortale. cosa che non è mai successa, almeno che io sappia, altre persone, perché qualsiasi cosa, cioè qualsiasi altra persona, se veniva stata squalificata, se era squalificata, tu puoi giocare altri eventi competitive prima di sapere la risposta, ok? Invece io ho parlato proprio lì e loro mi hanno detto: no, perché che tu vinci il GP di domenica, della prossima, di dopodomani, se ti squalificano è un problema. Vabbè, okay. Capisco la ratio però, cioè nel senso se loro erano. Però capisco pure che tu mi stai dando una zappa sui piedi quando tranquillamente non... E già da lì è stata fatta veramente una shitstorm veramente importante, ma proprio importante, gente che stava nel suo paesino di merda, nella regione più dimenticata del mondo, che insultava a caso, ovviamente, e anche, ma la cosa bellissima è che anche alcuni content creator da Wizard, insomma, veramente mi hanno deposto, cioè non mi ricordo chi ha citato The New Anteri, che Coraccio Anteri è il ragazzo, tra parentesi, che ha sbagliato, ma ha sbagliato, ha pagato, ok, basta, è finita la sua storia, insomma. Però, insomma, lui è un ragazzo che ha ammesso che ha fatto un errore, ha perso la testa per un determinato periodo di tempo, ha sbagliato tutto quanto, ma non capivo assolutamente il paragone. Ma da quel momento c'è stata veramente una... Io non mi sono, tranne con pochi arbitri, perché con i quali penso che siano anche delle persone in gamba nella vita, sono sincero, spesso non mi sono trovato molto a mio agio, perché ho capito che loro molti vedono delle cose da un punto di vista totalmente lontano dal gioco. Cioè, poi che è successo? 6 mesi dopo, GP Madrid, sto giocando Humans, ok? Quindi Sto giocando Humans, cambiamo. ultimo Perché io non sapevo turno. niente di questo. In verità ero rimasto. Pensavo che fossi No, squalificato no, per questa roba di qua non Rubble prenderò qua mi daranno un avvertimento ufficiale. Master. Ok. Stiamo giocando Human, GP Team, ma siamo lì, tu immagini, io sto in vacanza con quella mia ragazza, gli amici miei, con la ragazza, siamo tutti una grande festa. Stiamo giocando, ultimo turno, stavo con altri ragazzi, Campanino e Palomagnani. Sto giocando, ma succede veramente una cosa di una serenità rara.
Beh, io continuo perché sarebbero altri 5 minuti. Vai, vai, vai. Io ho un... Non mi ricordo, ho qualche creatura in gioco, conosco la sua mano perché ho fatto un freebooter, sì. Faccio un Medley Mage, lui risposta fa gift, noi quindi pensiamo su come dividere il gift, pensiamo su come... su cosa nominare, e dico passo, ah no scusami ti attacco, e lui mi ha detto guarda, hai già detto passo, io gli ho fatto guarda, forse sono ancora in tempo perché l'ho detto subito, ho fatto poi a me mi sembra che tu avessi già stappato, prima che, cioè prima che io potessi anche attaccare, ho fatto facciamo così, chiamiamo l'arbitro, ma lui serenissimo, io serenissimo, chiamiamo il primo arbitro, tipo passano un quarto d'ora e spieghiamo tutto, arriva la judge, altro fenomeno, un altro veramente una persona a modo, una persona di una grande intelligenza. Fatto, gli spieghiamo la situazione, ok? E gli ripeto la situazione, ma sarà passata una mezz'ora, almeno 40 minuti. Vada. Sì, dopo, allora, dopo 40 minuti torna e mi dice con una faccia spavalda, ma veramente che io, cioè questo probabilmente farà il minatore nel suo paese, giustamente è diventato un arbitro di livello importante, e se la deve cioè, e deve avere degli atteggiamenti di un proprio veramente quest'arbitro se mi si pone proprio male con i giocatori, ok, come cioè come una cioè l'arbitro deve aiutare i giocatori, certo, non deve essere un problema, l'arbitro deve creare serenità e tanti arbitri ce la fanno, sì, alcuni no, no non ci mettono proprio a tuo agio, non c'è, ed è una cosa che qualcuno non ti mette a tuo agio ed è una cosa che odio, perché cioè vai a fare box, fai altro, cioè fai MMA, menati con qualcuno, fai male, non rompere le scatole alla gente. E comincia a fare, io vorrei tanto credere alla tua versione, però tu mi hai detto due versioni diverse. E io comincio a pensare, che sono passato, e io mi ricordo, ok, che no, ho capito che non avevo detto a lui il dettaglio, un dettaglio che secondo me l'altro aveva già stappato con troppo Gita, velocemente, sì. Ok, forse allora. E lui mi risponde, perché con la versione che hai detto a lui, ok, al primo arbitro tendo a dare un po' più ragione a te per attaccare, poi io ho detto, guarda, a me basta che mi attaccare, cioè abbastanza serena. Metto, con la prima versione io tendo a pensare che più che tu possa riattaccare. Senza questo dettaglio penso darei più ragione a lui, ok? Ma tu, per curiosità, perché questo non l'ho capito, ma se non attacca, se tu avessi saltato quell'attacco... Sarebbe, lui avrebbe comunque avuto tanti problemi. Cioè, la partita non è che era tanto diversa. Cioè, a quel punto. No, non... assolutamente, assolutamente. Zero, cioè, zero problemi la partita. Ok? Però lui, capito, mi dice: no, con questa lezione tendo a dare più ragione a lui. E io a questo punto gli faccio una grande domanda. La domanda che avrebbe fatto qualsiasi normodotato. E gli faccio: scusami, ma allora. Capisci che senso ha che io non te l'abbia detto? Probabilmente sono teso, mi avete squalificato 6 mesi fa, sono nervoso, è mezz'ora che parlo, fatto, pensavo, cioè non l'ho, nella mia testa questo non era neanche importante, dopo mezz'ora mi posso essere, cioè posso non avertelo detto, fatto, ma se è una cosa che andava a mio vantaggio. Perché non te la dicevo? Te la vorrei dire? E poi gli ho detto, ma ammetti che me la sono inventata, gli ho fatto, ma che mi dimentico di dirtela? Però per loro il fatto stesso che tu riesca a pensare questa cosa ti fa passare come un potenziale baro, cioè sì. Che in realtà no, è il contrario, è un modo per tutelarmi, perché se io riesco a capire cosa vorrebbe fare una persona che vuole barare, certo, mi tutelo in un determinato modo. E lui questa cosa per lui è come se gli avessi detto, come se gli avessi parlato in cirillico. Ma è una storia, ripeto, io ti volevo... No, poi guarda, ci stavano anche persone, tante altre persone lì che hanno confidato quanto. Cioè, ma è stato bellissimo, e da lì è stato bellissimo, poi e dopo, mi sembra un paio di... Ho giocato nel frattempo, poi prima di essere squalificato, ho giocato pure un Pro Tour. E c'è stato un, pensa, c'è stato un Pro Tour dove un mio avversario ha palesemente fatto una, ha misterigato una cosa, ok? Ma l'idea solo di chiamare l'arbitro ti metteva paura, assolutamente, tanta angoscia, ho fatto sì, certo. Vabbè, tranquillo, puoi farlo. Metti... pensa come pensa come no, ma cioè ripeto, chiaramente è una storia che comunque ti lascia basito, perché io
personalmente al tuo posto credo che avrei smesso veramente di giocare perché Sì, però mi ti hai posso dire. levato delle cose che erano mie e in un modo o nell'altro mi sento veramente defraudato da un pezzo di vita, No, mi un sento anno di frodato, mi gioco. sento gente, Cioè, mi è hanno insultato di triste tutto. comunque. Una storia simile. Poi, cioè, è chiaro che quello che io penso non è anche irrilevante, no? Rispetto a No, comunque, ovvio, no, cioè, però. loro sono giustamente i poliziotti della Wizard e avranno un determinato, come si dice, modo di analizzare le cose quando e se le cose. Poi io, ecco, Allora, personalmente e caratteristicamente. però giusto, giusto. Come dici te, quando tu dici devono essere i poliziotti della Wizard, ma te quando c'è un problema vai dai carabinieri. Cioè, non andate alla polizia. Cioè, loro, tranne, ci sono alcuni ragazzi che fanno il ruolo di judge molto bene. Cioè, capiscono il gioco e vogliono creare una serenità. Molti vogliono fare gli sceriffi. Perché io te ne potrei citare un altro paio di fenomeni. Gente che pensa delle cose, cioè che se io, cioè che io a quel momento stavo pensando, ma se questo fa questo ragionamento, ma non può proprio fare l'arbitro, ma perché ha proprio dei problemi Guarda, seri decisionali. io sono sincero, io ho una grandissima fiducia nella classe arbitrale di Magic e io mi sono trovato bene con la Anch'io. maggior parte degli arbitri con cui ho interagito, però non posso negare, anche se lo volessi, visto che siamo su YouTube, in pubblico, non posso negare che quello che tu dici è vero. Cioè, Ma c'è, mi è guarda, capitato in però come alcune tutte le persone, situazioni che questa cosa succedesse. Ci sono arbitri che non conoscono il gioco, è vero, è verissimo, è però questo, stravero. però ti posso dire, questo è un problema perché se tu per la tua, cioè io non è che ti ho detto di fare l'arbitro, capito? Cioè, Vabbè, certo. io ho scelto di fare il giocatore, tu potevi scegliere di fare, che so, il parrucchiere, che ne so, mi fa Dio, il tifoso di calcio, ti puoi fare tutto, insomma. Cioè, basta che antifila Lazio, aiuto. Cioè, insomma, se ti fassi Roma sarebbe meglio, insomma, Giusto. però accetto pure altri tifi sportivi. Ci sta, ci sta. Però dico, hai scelto di fare quello perché? Perché magari anche te hai un amico che stava là dentro, ti piace l'idea, sei come gli arbitri di calcio, cioè ti piace quella parte ti piace la pulizia, l'ordine e tutto, ma falla in maniera seria, non fare lo sceriffo, non fare protagonista, perché se tu Ci hai sta. fatto un torneo e tutti i giocatori con cui hai avuto a che fare pensano che hai fatto un bel lavoro, tu sei un grande arbitro. Certo. Invece cercare per forza, no, mi devo far vedere perché provare a scoprire il trucco, capito? Devo provare ad andare un po' più avanti di quello che è. Poi ovviamente cioè, i bari esistono. Poi se uno mi vuole credere, mi crede, se uno non vuole No, credere. vabbè, I miei amici lo ripeto, sanno, io, visto? guarda, su questo, cioè, non è questione di mano sul fuoco, di fiducia, di no. Io penso che tu sei il giocatore più talentuoso che io ho mai visto giocare. Ma Questo guarda, questa ti posso dire, proprio. guarda, vorrei dirti che Vabbè, che fosse ho vero, visto ma io però, cioè assolutamente. non è che può essere non vero, che di quelli che ho visto io, onestamente, cioè, Ok, e mo dico, l'ho ripetuto la terza volta non hai durante avuto la. l'intervista, continuo a dirlo, cioè quello che io credo è che se tu barassi credo che avresti vinto tutti i tornei a cui hai partecipato, perché hai un talento talmente grande per il gioco, non barando appunto, che non lo so, ti mancava solo quello di No, però shufflare posso dire, io penso di avere le carte all'altre. ottime letture là, cioè ottime capacità di capire che ho davanti, capire la strategia che vuole fare l'altro, pensare a lungo. Che ogni tanto Magari. manco serve, e me l'hai detta tu questa cosa, eh? Cioè, nel senso che ogni Davvero? tanto dico che capire la strategia che vuole adottare l'altro, ogni tanto neanche serve, perché ti trovi di fronte a giocatori che il gioco magari non lo conoscono e Ah, che. certo, Perché questa è una cosa che mi ha ovvio. insegnato Beh, però tu, dici, tu quello ti devi adattare. nel live. Devi capire che hai davanti, perché alcune cose che ti sembrano A, in realtà sono B perché Esatto, l'altro ha esatto. un piano, cioè ha un'idea totalmente diversa. E che poi magari però lo portano a vincere se tu non lo interpreti, eh? Assolutamente. Cioè, Beh, però quelli. è anche il bello del gioco questo. Certo, vabbè, il gioco è meraviglioso perché è Cioè, complessissimo, cioè. detto quella sì, è stata una brutta, secondo me è una brutta parentesi perché mi hanno lasciato un anno avvelenato, perché poi, ma io penso
che una persona colpevole sarebbe stata zitta e tutto quanto. Io invece penso di aver raccontato questa storia a tutti, tutti, cioè tutte le persone che me l'hanno chiesta, non ho mai detto no, non mi va di parlarne, anzi, perché mi sfogavo pure dicendolo. Quindi, però, morale della favola, ho fatto pippa per un anno, silenzio, però sono appena mi hanno appena potuto, Sei subito ho tornato a fare fatto. risultati. Sì, il primo evento che ho giocato è stato tipo un GP a Los Angeles. Ho perso la winning in per il GP per Fredo Potto, e la stagione dopo mi sono qualificato subito al Pro Tour dopo. Perché, aspetta, giocare un Pro Tour non vuol dire niente, cioè, non Insomma, vuol dire se lo dici no, tu, quando cominci a parlare cazzo, di livelli. era il mio sogno perché ora non ci sono più, però Sì, insomma. ma però c'è un momento, cioè ognuno ha dei momenti. C'è il momento che per me era il top, era giocare un Pro Tour, però quel momento l'ho Ah superato beh certo, da hai detto ne hai tanto, giocati 30, capito? chiaro. Sì, forse qualcosa di più, però dico, quando diventi molto navigato, per te è normale giocare quel tipo di eventi, ok? Quindi cerchi solamente di andare bene. Io semplicemente ho detto, mi sono ripreso quello che mi avevano tolto giustamente, e ho dimostrato che non sono assolutamente Madden, Sif, Vargas, ma neanche ci penso a paragonarmi a certa gente, ok? Però sono uno che può combattere nel mondo di questi fenomeni, non essendo probabilmente assolutamente così forte, non avendo investito così tanto tempo, ma anche per mia colpa, essendo un cazzone perché sto sempre a ridere e scherzare. Beh, Quindi, ripeto, c'è pure un lavoro e adesso una bellissima figlia. Che sì, no, quello è figo. Però dire, dico, adesso ti dovrei tolto abituare questo, una gicca, una bomba. agli orari da padre, perché al di là delle notti probabilmente starai più sveglio perché ti tocca dormire di meno. Poi ci saranno i sabati e le domeniche in cui magari il premier event ti Ah, toccherà assolutamente, non assolutamente. farlo perché bisogna portare fuori la bambina e vedrai che in un modo o nell'altro insomma ti divertirai più lì che... Oddio, non lo so, Magic è talmente tanto bello che poi alla fine ognuno lo No, no, interpreta come vuole. tutto, beh, tutto. Anzi, comincerò quando sarà un po' più tranquilla, me la metto in braccio e mi metto al PC. È giusto così, come facevo io, e non vediamo l'ora a questo punto di vederla in negozio. Pensa che io porterò proprio al pre-release di Zendikar Rising il mio grande, e quindi Se sono mo. posso, batterò senza pietà. Se giocheremo, non ho pietà. Beh, però gli insegni due o tre cose, sì. L'importante è Assolutamente, quello, è sì. giusto. La Ti pietà, faccio un po' di non avere cambio. pietà dal bambino ci sta. Io pure quando ho beccato dei bambini gli facevo le giocate io, cercavo di spiegarli, ma se dovevo vincere, vincevo, però. Io ho difficoltà quando mi è capitato ogni tanto di giocare con dei bambini, cioè dei ragazzi che c'erano veramente dei buoni bambini, mi sentivo in colpa. No, poi magari ovviamente ho vinto, però mi sentivo un po' in colpa quando Vabbè, ma facevo. ci sta. Io lo porto io lì, glielo dico proprio Ma tranquillamente. Quindi, insomma, fai bene. penso. Vabbè, ma loro devono giocare per farsi delle amicizie, conoscere persone e divertirsi e imparare il gioco. Esatto. Poi da lì tutto quello che viene è Tutto meglio. quello che viene meglio. Marco. I miei ricordi migliori sono di un torneo, un regionale, un formato che non esiste più. Io Sì, è vero. avevo un ricordo, credo che forse. Il mio primo torneo, cioè il mio, boh, no, uno dei miei primi 5 tornei, forse il primo. Ho un ricordo bellissimo. Mi ricordo di aver giocato tantissimo, divertito, mi è proprio piaciuto. E quindi non mi ricordavo, pensavo anche che sia andato discretamente, ok? E quindi ho fatto, una volta sono riuscito a vedere questa cosa, ho fatto bene andare a vedere quel torneo bellissimo. 1-5. Non dicevo manco per sbaglio, però. Bellissimo, bello quest'ultima cosa che hai condiviso, anche che l'intervista è arrivata alla fine. Io, come al solito, di solito lascio i social network della persona che intervisto qua sotto. Io non so come ti possono trovare le persone perché non streammi, anche se ti ho detto streamma che saresti un fenomeno, Quindi cazzo. magari una volta possiamo, sicuramente faremo un'altra, almeno un'altra, siamo Ah sicuro. no, io già lo dico, ragazzi, Marco mi accompagnerà in un formato che io non conosco, cioè il Legacy con questo mazzo che lui mi ha detto, Monored Molto figo, Prison, eh? Molto molto figo. figo addirittura, in cui lui, come potete vedere, se la sente, ma ragazzi, Sì, me la sento proprio, ma sono proprio contento quando gioco quel mazzo. è l'entusiasmo del giocare a Magic in persona, secondo me
rappresenti quello, perché giochi poi mazzi sempre di cervello, dove le scelte sono tante, mono blue tron in modern. Veramente io sono molto contento finalmente di averti portato in canale, di averti fatto raccontare la tua versione dei fatti per quanto riguarda questo, e soprattutto la tua incredibile carriera. E che dire, ci vediamo, giochiamo in Real al prossimo Ah, evento. ok, prossimo release ti passo qualche legnata. Bravo, così ti voglio. Grazie Marco Camilluzzi. Va bene. Ciao, Timo. Ciao.